Quello di cui parliamo oggi sono precipitazioni estreme. E in parte riprenderò anche alcune cose che forse avete già visto. E, intanto una prima specificazione che verrà data è che cosa sono le precipitazioni estreme, cioè quando si leggono i giornali non si parla per esempio di bombe d'acqua, con un termine giornalistico così che è entrato in uso recentissimamente. E noi cerchiamo di capire se questo o come questo termine ha senso nel caso di un'applicazione ingegneristica e quindi daremo un significato quantitativo. Introdurremo in particolare il concetto di tempo di ritorno e poi propongo alcuni metodi per la stima di queste precipitazioni estreme. E intanto da dove partiamo, da quali dati partiamo per misurare precipitazioni estreme? Un tempo esistevano delle pubblicazioni che si chiamavano annali idrologici, che erano pubblicati dall'Istituto Idrografico Nazionale. Queste riportavano varie informazioni idrometeorologiche e in particolare alcune informazioni sulle altezze di precipitazione, cioè su quanta precipitazione è caduta in un luogo. Quale luogo? Quello naturalmente dove sono state poste in atto degli strumenti di misura, delle stazioni meteorologiche. Vediamo se riesco. Quindi sono sequenze di precipitazioni, serie temporali, come le abbiamo chiamate, di dati di precipitazione. Normalmente queste precipitazioni vengono prese ogni 15 minuti adesso, in questo momento, oppure nel tempo, per esempio ogni mezz'ora, ogni ora, l'altezza di precipitazione mediante pluviometri o pluviografi. Questi dati non sono più resi disponibili attraverso gli annali idrologici, ma sono resi disponibili viceversa dalle regioni e dalle province autonome attraverso le ARPA oppure i particolari uffici che sono corrispondenti alle ARPA, per esempio per il Trentino è Meteo Trentino, e si trovano questi dati via web. Non di tutte queste le precipitazioni disponibili il recensore, l'esaminatore di questi dati ha fatto una cernita, cioè ha selezionato le precipitazioni di massima intensità su una certa durata di precipitazione. La durata di precipitazione, peraltro, non è la durata dell'evento di precipitazione, che è una quantità che è estremamente difficile da stabilire, in quanto, non so, adesso per il momento adesso non sta piovendo, non sta cadendo nessuna pioggia, durante un acquazzone, per esempio, noi osserviamo che cade la precipitazione, poi ci sono magari degli intervalli all'interno dell'acquazzone in cui non cade la precipitazione e che dipendono dalla struttura dinamica delle nubi e così via, no? Però è difficile dire che quando smette, per esempio, per 10 secondi la precipitazione o per un minuto la precipitazione, quella non è più un evento di precipitazione. Per sopperire a questa difficoltà, dal punto di vista ingegneristico, semplicemente si considerano degli intervalli prefissati, si fa scorrere questa finestra temporale, per esempio di un'ora, su tutta la serie temporale delle precipitazioni e si va a misurare su questa serie temporale qual è l'altezza accumulata su tutto l'intervallo. Il risultato di questa operazione di finestra è che noi abbiamo, per esempio, per i tempi di un'ora, che vedete qui 12 ore, un'ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore, 24 ore alle mie spalle, abbiamo dei dati di precipitazione riferiti a questi intervalli su questa finestra che si muove. Se allarghiamo la finestra, cioè invece di misurare Vediamo se questo microfono continua a funzionare.
E invece di misurare su un'ora, se misuriamo su 3 ore, evidentemente l'intervallo che noi scegliamo è più grande e la precipitazione accumulata, se copriamo diciamo parte dello stesso intervallo, è più grande, cioè la precipitazione accumulata cresce all'aumentare della finestra temporale rispetto alla quale noi la misuriamo. In realtà gli annali idrologici non avevano, e i corrispondenti contemporanei non hanno, tutte le precipitazioni orarie. Hanno una registrazione più o meno continua delle precipitazioni quando questa è resa disponibile, ma hanno una selezione particolare di queste precipitazioni che sono i massimi annuali. Questa tabella che voi vedete scritta nella slide non ha questi dati, cioè i valori che voi vedete, per esempio per il 1925, è il massimo di precipitazione annuale di questa, in questa località, che poi corrisponde ai dati che io vi distribuisco e che poi andremo ad analizzare ulteriormente giovedì, e che io ho chiamato precipitazioni di Paperopoli. Come vedete, ad esempio, quindi nell'anno 1925 la precipitazione massima annuale è stata di 50 mm. Poi per le durate successive non c'è stato nessun dato, ci ho messo NA oppure NAN, non disponibile. Invece per il 1928, come vedete, c'è una sequenza temporale, una sequenza di misure che sono sempre crescenti di 35, 47, 50, 50.4, 67 mm. E così in questa serie temporale che è qui rappresentata fino al 1988, per una serie di totale di 52 dati. Cosa facciamo di questi dati qua? Beh, innanzitutto la prima cosa che possiamo fare è quella di rappresentarli in un grafico. E se li rappresentiamo in un grafico, evidentemente non facciamo che mostrare quello che sapevamo già, e cioè che tutte le durate sono in 5 intervalli prefissati di 1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore, 24 ore, e che per ciascuna durata c'è una distribuzione di dati. Cioè i massimi annuali al variare dell'anno variano. Quale sarà questa distribuzione? Quale sia questa distribuzione è l'argomento, uno degli argomenti di questa giornata. Intanto noi osserviamo appunto che la distribuzione c'è. Come possiamo rappresentare sul grafico la distribuzione? Beh, per esempio possiamo usare dei diagrammi a scatola. Che avete imparato a conoscere il diagramma a scatola, cos'ha? Per ogni diagramma a scatola la linea inferiore è il quartile inferiore, la linea in mezzo è la mediana, la linea superiore è il quartile superiore. Quindi il quartile superiore. I baffi rappresentano quello che io mi aspetto sia l'intervallo di valori che comprende tutti i valori misurati per la serie temporale che ho. Quindi già vediamo che qui, rispetto alla diciamo, teoria preesistente che ho in testa a priori dei dati, ci sono degli elementi che sono degli outliers, stanno solo un po' più alti ed escono e sono rappresentati. Allora, per progettare le nostre fognature noi abbiamo bisogno innanzitutto di una parte di questi dati, perché le fognature sono progettate per rispondere alle sollecitazioni meteorologiche di certi massimi annuali, di una durata che per il momento non è precisata, e capiremo poi perché nelle prossime lezioni. Certo, tra i massimi annuali ne dobbiamo scegliere qualcuno. Qui ho una distribuzione di dati, devo scegliere all'interno di ciascuna distribuzione un certo dato. Quale dato mi sarà dato? Beh, per capire quale dato
scegliere, introduciamo il concetto di tempo di ritorno. Il tempo di ritorno è quel tempo nel quale un evento mediamente si ripete con la stessa intensità o con un'intensità maggiore. Supponiamo per esempio 50 mm che abbiamo visto prima di precipitazione oraria. Qual è la frequenza media con cui questo evento di 50 mm si ripete in quel luogo? Appunto, il tempo di ritorno serve a rispondere a questa domanda. Allora noi possiamo pensare che T grande sia l'intervallo temporale su cui disponiamo di una certa misura. Per esempio nel nostro caso era dal 1928 al 1925 al 1988, per un totale era scritto sotto di 52 dati. Quindi in realtà il nostro tempo di ritorno non è, se facciamo 1988 meno 25 fa 53, giusto? Quindi almeno un anno non c'era di misure. Ma non è importante tanto la sequenza temporale dell'anno, perché noi faremo l'ipotesi intanto di trascurare un eventuale cambiamento climatico e che le precipitazioni estreme siano distribuite secondo una certa assegnata distribuzione, che poi andremo a vedere quale sia. E ogni anno di per sé è un random sampling di un numero da questa distribuzione, una scelta casuale di una certa altezza, in cui il processo in realtà è molto complesso, perché è la creazione di precipitazioni di una certa durata su un certo intervallo. E quindi i nostri anni, il nostro T grande in quel caso sarebbe 52. In realtà sono poi, andremo a vedere, 51 quei dati lì, perché c'è un'altra riga che va eliminata dei dati che vedrete voi. E in questo intervallo noi facciamo n misurazioni e quindi T grande diviso n uguale ad m è il tempo di campionamento di una singola precipitazione. Per esempio nel caso prima, noi il nostro tempo di campionamento era un anno, quindi il nostro m in quel caso è dato da 52 diviso 52 uguale a 1 e tende a scomparire in questa statistica, nel senso che un numero 1 di solito non si vede, però permane con un significato dimensionale. Allora, il nostro tempo di ritorno empirico qual è? Ma certo, per definizione è tutta la durata della mia misurazione diviso L, cioè è dove L è quel insieme di elementi in cui una certa altezza è uguagliata o superata, cioè fisso a priori una certa altezza, o per esempio prendo il mio dato di 50 mm e conto all'interno dei 52 anni quante volte 52 mm sono stati misurati o sono stati uguagliati o superati. Quindi, proprio applicando semplicemente la definizione che io ho dato, il tempo di ritorno è T diviso L, il numero di casi favorevoli in cui 50 mm sono stati uguagliati e superati, e questo è uguale ad M per N diviso L. Adesso definiamo come frequenza di superamento del certo valore A, qui ho chiamato H star, ma voi lo visualizzate come i nostri 50 mm, e questo è uguale ad L diviso N, numero di casi favorevoli rispetto al numero di casi totali. Se volete, rappresenta la definizione empirica di probabilità empirica di superamento, in questo caso, di un certo valore. Allora, il nostro tempo di ritorno risulta M diviso la frequenza empirica di superamento. Questa frequenza empirica di superamento è qualcosa che noi non abbiamo visto quando abbiamo ricordato un po' le varie proprietà delle
dei campioni, delle popolazioni, dei termini statistici. In effetti la frequenza di superamento non è altro che 1 meno la frequenza di non superamento, e la frequenza di non superamento altro non è che quella che chiamammo Empirical Cumulative Distribution Function. Quindi questa volta questa Empirical Cumulative Distribution Function è una cosa che noi abbiamo visto e anche in un certo senso abbiamo calcolato. E quindi il tempo di ritorno empirico, se vogliamo dire così, ha questa espressione, è l'inverso di una frequenza di superamento, l'inverso di 1 meno la frequenza di non superamento, 1 meno la distribuzione empirica dei dati. E la nostra operazione sarà quella poi di sostituire la frequenza empirica di superamento una probabilità, cioè di imporre una certa classe di funzioni di distribuzione di probabilità, non distribuzione di probabilità ma proprio di probabilità, interpolare i dati della frequenza empirica della cumulative distribution function e interpolarli questi al modello teorico di una certa probabilità, e poi otterremo in questo modo il tempo di ritorno. Il tempo di ritorno è un tempo, come dice il nome stesso. La frequenza di non superamento invece è un termine adimensionale, è una frequenza. Il collegamento fra le due quantità che sono dimensionalmente diverse è dato dal tempo di campionamento. Se noi abbiamo campionato i nostri elementi una volta all'anno, il tempo di ritorno risulta misurato in anni. Se noi avessimo campionato in settimane, il nostro tempo di superamento sarebbe stato in settimane, e così via. Allora, visto che sussiste una relazione bionivoca fra tempo di ritorno e frequenza di non superamento, possiamo stabilire allo stesso modo una frequenza empirica, una relazione tra i quantili della distribuzione e il tempo di ritorno. Per esempio, un tempo di ritorno di 4 anni a che cosa corrisponde? Corrisponde al quartile superiore. La mediana corrisponde al tempo di ritorno di 2 anni e il quartile inferiore risulta corrispondere a un tempo di ritorno di 1,25 anni. Come abbiamo fatto? Beh, molto semplicemente, al posto della frequenza empirica o della probabilità, se preferite, di non superamento, abbiamo sostituito 0,75, 0,5, 0,25. Tutto qua. Quindi il messaggio importante è che le nostre precipitazioni hanno un tempo di ritorno stabilito in senso statistico secondo le ipotesi che io ho fatto, in particolare che la distribuzione statistica delle precipitazioni, in particolare delle precipitazioni esterne, non sia variata nell'intervallo nel quale io ho raccolto i dati. Che cos'è dunque una bomba d'acqua, una pioggia estrema? Beh, una bomba d'acqua è una precipitazione che ha un tempo di ritorno molto elevato. Normalmente si riferisce nelle norme, questi tempi di ritorno sono quelli delle cosiddette bombe d'acqua, sono 100, 200, 300 anni di tempo di ritorno. Il che significa che nello stesso luogo io mi aspetto mediamente quell'evento una volta ogni 100, 200 o 300 anni. Questo non significa che un evento con quel tempo di ritorno si verifichi ogni 100, 200, 300 anni, ma mediamente si verifica ogni 100, 200 anni. Nello stesso luogo, per esempio, si può verificare per 2 anni successivi un evento di quella intensità per poi non verificarsi più per
400 anni, per esempio. Certamente, siccome questa è una statistica puntuale, noi abbiamo tanti punti. Qual è la dimensione del punto qui per le precipitazioni? Ma potremmo pensare che la distribuzione spaziale delle precipitazioni qui sia in qualche modo significativa, sia significativamente legata alla dimensione delle nubi. Quindi, diciamo, per le precipitazioni di grande intensità, queste sono generate da nubi convettive di piccole dimensioni, che vuol dire circa 110 per 10 km, 100 km quadrati. Quindi il dato misurato in qualche modo si può pensare rappresentativo di un'area di quelle dimensioni lì, il dato misurato in un punto, misura di una cella convettiva. Su aree più grandi però noi avremo tanti punti che, cioè quindi potremmo pensare il nostro spazio suddiviso in tanti elementi di 10 per 10 km quadrati e l'ipotesi estrema che possiamo fare dal punto di vista statistico è che ciascuno dei punti sia indipendente dagli altri punti, cioè che quindi in un punto vicino, tutto quello che succede in un punto vicino a quello dove abbiamo misurato sia un risultato statisticamente indipendente dall'altro. Questo naturalmente non è in natura, nel senso che punti vicini sono soggetti. Normalmente qui c'è un punto in cui per qualche motivo l'affare non riceve. Allora, punti vicini non sono tra loro indipendenti, però diciamo punti relativamente lontani sono tra loro indipendenti. Quindi un evento con un tempo di ritorno anche elevato, di 100-200 anni, noi lo possiamo verificare tante volte anche nel corso di uno stesso anno, però in punti diversi. Generalmente, questa è la ragione per cui queste bombe d'acqua, chiamiamole, noi le vediamo dove? Lo vediamo ogni anno, c'è la risultanza, diciamo, di aver misurato delle piogge estreme di questo tipo in posti diversi, però. Una volta a La Spezia, una volta in Toscana, una volta a Trento, una volta a Cosenza. E quindi ci paiono più frequenti di quanto non succeda. Per la progettazione di opere idrauliche, la normativa normalmente fa riferimento al tempo di ritorno, cioè si progetta un'opera idraulica per un assegnato tempo di ritorno. Qual è questo tempo di ritorno? Beh, dipende dalle funzioni che si pensa debba assolvere una certa opera. In particolare per la fognatura questo tempo di ritorno è di 10 anni. Quindi la fognatura si progetta perché funzioni in modo ottimale per un tempo di ritorno per 10 anni. Per altre opere si parla anche di 10.000 anni di tempo di ritorno per progettare, per esempio, un invaso che sia trattenuto da una diga in terra. Il tempo di ritorno di progettazione deve essere almeno 10.000 anni, che da un certo punto di vista è un tempo non significativo dal punto di vista statistico, perché l'ipotesi statistica è che le precipitazioni rimangano in distribuzione invariata su 10.000 anni è assolutamente un assurdo, perché voi sapete che il clima cambia, non so, per esempio qui 15.000 anni fa c'era probabilmente i resti di un ghiacciaio fino al fondovalle che nelle migliaia di anni precedenti era arrivato fino a 2.000 metri sopra la nostra testa. La curva di possibilità pluviometrica è quindi una curva che correla l'altezza di precipitazione con un assegnato tempo di ritorno e di una determinata durata la curva di possibilità pluviometrica è proprio questa, una curva che assegnato tempo di ritorno e una determinata durata mi dà l'altezza di precipitazione. E la legge che noi assumiamo o riteniamo valida in questo caso è una legge di potenza, cioè una legge del tipo A per T con P alla N.
dove il coefficiente di questa legge dipende dal tempo di ritorno. Il T con P è la durata che io considero ed N è un esponente. Questo esponente non dipende dal tempo di ritorno. Che non dipende dal tempo di ritorno lo dimostriamo fra poco con una serie di considerazioni per assurdo. H è l'altezza di precipitazione accumulata su tutto l'intervallo T con P, cioè misurata da 0 a T con P. Per capire l'intensità di precipitazione noi dobbiamo dividere quindi l'altezza di precipitazione per la durata della precipitazione, quindi l'intensità media della precipitazione è di questa, in particolare di queste precipitazioni estreme, è A per T con P alla N meno 1. Diciamo che quello che conosciamo delle precipitazioni estreme è che per costruzione all'aumentare della durata deve aumentare il volume della precipitazione, l'altezza della precipitazione, quindi N deve essere maggiore di 0. Allo stesso modo l'intensità della precipitazione estrema noi sappiamo che deve statisticamente diminuire, quindi N-1 deve essere minore di 0 e quindi da questo si ricava che N deve essere compreso tra 0 e 1. Come sono fatte queste curve di possibilità pluviometriche? Beh, queste curve di possibilità pluviometrica sono rappresentate per esempio sulle durate di precipitazione di cui abbiamo parlato prima in questo grafico bilogaritmico, un grafico fatto malissimo che tengo perché per dire come non si deve fare un grafico, però il concetto è chiaro, no? Queste curve è un grafico bilogaritmico dove io prendo il logaritmo dell'altezza è uguale al logaritmo di A T con P alla N, quindi è uguale al logaritmo di A più N logaritmo di T con P. E quindi delle curve a legge di potenza in un grafico bilogaritmico sono delle rette. E difatti qua sono rappresentate come rette. Adesso sveliamo il mistero perché questo grafico non va bene fatto così. Non va bene fatto così perché intanto in ordinate io riporto il logaritmo delle precipitazioni. Allora, che il logaritmo delle due precipitazioni sia 2,4, cioè devo allora munirmi di una calcolatrice per sapere qual è l'altezza di precipitazione, fare 10 per 2,4 per vedere quanto, in questo caso è il numero di Euler alle 2,4, immagino sia il valore. Vedete, mi vengono addirittura questi dubbi prima di fare i conti, no? Quindi lì non va il logaritmico, non va il logaritmo della precipitazione, il grafico deve essere bilogaritmico, ma gli assi devono avere i numeri normali, significativi, che sono significativi per noi. Lo stesso dico per le ascisse. L'altra cosa che vediamo è che effettivamente queste curve, come sono state tracciate, ciascuna di esse deriva dall'interpolazione delle misure del medesimo colore, sono effettivamente, sembrano all'occhio, rette parallele. Non sono però delle rette parallele. Sono approssimativamente delle rette parallele. Che questo accada è verificato per, più o meno per costruzione. Infatti supponete per esempio che in un certo intervallo di durate noi si valuti una curva come quella tratteggiata. Questa curva ha 200 anni di tempo di ritorno e per esempio questa curva qua avrebbe 500 anni di tempo di ritorno ed è palesemente non parallela alle altre. Cosa significa però?
significa che se estendiamo l'intervallo di durata oltre questo valore critico, la curva cosiddetta con 500 anni di tempo di ritorno sarebbe inferiore alle curve con un tempo di ritorno inferiore, che è un assurdo. Quindi se le rette sono fatte, se i dati sono buoni e l'interpolazione è fatta bene, le rette devono risultare parallele. Naturalmente non sono parallele, perché la legge di potenza che io ho scelto è in qualche modo ragionevole, ma non è una legge nello stesso modo in cui, che ne so, la radiazione della luce è legata ad una certa lunghezza d'onda, ad un certo salto quantico degli elettroni, dell'energia degli elettroni, cioè deriva da una legge fondamentale, è una legge empirica, quella che è delle curve di possibilità pluviometriche, quindi non è necessariamente verificata. Soprattutto non è verificata su tutti gli intervalli di lunghezza. Per costruzione dovrebbe essere verificata nell'intervallo in cui io ho le misure. Se la convergenza della rete è troppo grande, però devo pensare che i dati che ho a disposizione o non sono corretti, o la nostra interpretazione delle curve come curve a legge di potenza non è corretta. In generale deve apparirci in questo modo qua. Qui appunto è riportato l'errore, e intanto ci possiamo fermare qui.